Utlow Web Radio. Buongiorno colleghi e colleghe, bentrovati, sono le 7.45, 10 secondi esatti, siamo su Uslow Web Radio, sempre in diretta, 15 giugno 2016, con un'altra puntata assai interessante su avvocati minacciati. Vedrete, avremo tantissimi contenuti che lanceremo tutti quanti insieme qui sulla radio dell'avvocatura, da colleghi a colleghi, con Pino Gallo, nuovamente rientrato da quel di Lecce. Ciao Pino, buongiorno. Buongiorno Andrea, buongiorno ai nostri colleghi in ascolto, grazie per il bentornato in una splendida giornata di sole oggi a Lecce, un po' assonnato per via delle notti pallonare che ci stanno impegnando fino a tarda notte. È ancora qualche giorno di questo, soprattutto per gli amanti dello sport avranno di che divertirsi. E comunque in conduzione c'è anche da Roma, sempre collegata via Skype, Clara Mazzarella. Ciao Clara, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno a voi e buongiorno agli ascoltatori. Io vi da lascio Roma, giornata di sole. Sempre, ormai ci avviciniamo a bel tempo, dai, siamo sempre ottimisti. Allora, diamo subito i numeri della radio per poi iniziare, perché come vedrete, avevo preannunciato, ci sono tantissime interviste interessanti realizzate anche da una nuovissima collega e brava del comitato di redazione. Non vi anticipo altro, ve lo diranno Clara e Pino. 331 309 78 852, il numero di telefono della radio, messaggi vocali, WhatsApp, Telegram, SMS, tutti bene accetti. E per quanto riguarda invece la mail, webradio@uslow.it, date uno sguardo anche al sito www.webradio.uslow.it. Stiamo predisponendo una nuova sezione con il palinsesto, di modo che possiate avere su un'unica pagina e con un colpo d'occhio immediato tutti gli appuntamenti che vanno da Sveglia di Avvocatura al lunedì al venerdì alle 7.45, ma anche tutti gli speciali pomeridiani delle 14.30, delle 18.30 e anche in prime time delle 21. Avremo modo di ricordarlo anche nel corso di questa puntata. Davvero ho detto tutto, io lascio la linea alla conduzione e mi concentro qui sull'invio dei vari file. Colleghi, buon lavoro e a chi è in ascolto, buon ascolto. E quindi possiamo senz'altro dare il via a questa puntata. Il focus è incentrato su un problema che sta a cuore a tutti noi: avvocati minacciati nell'esercizio delle loro funzioni di difensori dei diritti di tutti, insieme in collaborazione con UCP, Unione Camere Penali Italiane, che porta avanti appunto questo progetto Avvocati Minacciati. E in questo senso potremmo subito dare il via alla scheda predisposta da Giorgia Cigalla, la nostra nuova collaboratrice che salutiamo, e letta da Vincenzo Grieco. Sì, chiedo soltanto ulteriori 5 secondi perché in realtà, non me ne vogliate, eccolo qua la scheda. Sei combinato, Andrea? Lo so, io mi volevo concentrare soltanto sui pulsanti. Eccola qua, siamo pronti? Datemi via. Ok. Vado. La puntata di oggi è realizzata in collaborazione con il progetto Avvocati Minacciati and Danger Liars dell'Unione Camere Penali. Nelle giornate del 10 ed 11 giugno 2016 a Rimini si è svolta la seconda edizione dell'Open Day dell'Unione delle Camere Penali Italiane. La sessione mattutina del sabato, intitolata Sempre e comunque a tutela della libertà e dei diritti, è stata dedicata al delicatissimo tema degli avvocati minacciati e perseguitati per l'esercizio della loro professione e per la difesa dei diritti umani. Ha coordinato l'avvocato Nicola Canestrini, titolare dello studio Canestrini Lex, coordinatore con l'avvocato Ezio Menzione del progetto dell'Unione delle Camere Penali Avvocati Minacciati. Dopo la proiezione di un video con alcuni casi esemplificativi di avvocati perseguitati dalla metà del Novecento ad oggi in tutto il mondo, Nicola Canestrini ha presentato il progetto concepito nel febbraio 2015 Avvocati Minacciati and Danger Liars. Dopo poi intervenuti alla tavola rotonda, l'avvocato Ezio Menzione, che ha raccontato della sua visita a Diyarbakir sul confine fra Turchia e Siria a gennaio con l'avvocato Canestrini come osservatore delegato dell'UCP in seguito all'omicidio di Tahir Elçi, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Diyarbakir.
In collegamento Skype, l'avvocato di Diyarbakir, Serkan Akbas, ha aggiornato i penalisti italiani sugli ultimi sviluppi relativi alla indagine del presidente Tarih Elçi sulla persecuzione degli avvocati in Turchia. L'avvocato Richard Serigliot, legale francese, che ha presentato casi di avvocati minacciati o di gravi violazioni di diritti umani, di cui si è occupato come difensore in varie zone del mondo, illustrando anche il neonato osservatorio internazionale sugli avvocati minacciati. La dottoressa Silvia Calamati, giornalista ed esperta dell'Irlanda del Nord, che si batte per far luce su omicidi di avvocati nordirlandesi e di gravi episodi di violazione dei diritti umani. Il professor avvocato Nicola Mazzacuba, presidente dell'osservatorio UCPI, avvocatura internazionale, ha evidenziato l'importanza per gli avvocati di fare rete e di esercitare pressione internazionale in difesa dei colleghi perseguitati. I relatori sono stati intervistati per Use Law Web Radio dalla dottoressa Giorgia Gigalla, avvocato non iscritto all'albo, dottoranda del progetto finanziato dall'UE Fiducia presso l'Università di Parma, che si occupa di strategie di lotta alla criminalità e di promozione della fiducia nella giustizia. Oltre ad aver collaborato per la realizzazione del progetto UCPI, Avvocati Minacciati, fa parte dello staff di EFLIT, un programma di Legal English con numerose visite studio per la comparazione in tema di criminal justice negli Stati Uniti. Buon ascolto! Svegliati, avvocatura. E grazie a Vincenzo che ci ha spiegato molto bene di cosa parla il focus di oggi. Possiamo iniziare a sentire le interviste che sono state raccolte principalmente da Giorgia Cigalla. Come hai anticipato tu, Andrea, è nuova all'interno della redazione, bravissima, con molto entusiasmo, noi siamo molto contenti di averla fra di noi nel nostro gruppo. Giorgia ha incontrato gli intervistati, tra cui la dottoressa Silvia Calamati, che andiamo a sentire ora, che è giornalista ed esperta principalmente di Irlanda del Nord. Lei si occupa molto di inchieste per far luce su omicidi di avvocati nord irlandesi e in generale di gravi violazioni dei diritti umani che avvengono su quel territorio. E Giorgia l'ha incontrato lei e tutti gli altri intervistati al termine delle giornate che si sono tenute per la seconda edizione dell'Open Day dell'Unione delle Camere Penali Italiane, che si è appena svolto a Rimini nei giorni scorsi, il 10 e 11 giugno. Quindi sentiamo l'intervista a Silvia Calamati. Do il benvenuto a Silvia Calamati, che è giornalista che da anni si impegna per fare piena luce sull'omicidio di alcuni avvocati in Irlanda del Nord. Ad esempio, lei ha menzionato i casi di Pat Finucane, ucciso nell'89, e di Rosemary Nelson, uccisa nel 1999. Io le chiedevo, a seguito del suo intervento, quale è il ruolo del governo britannico. Lei ha parlato nello specifico di una sorta di muro di gomma, di questa paura, di questa farsa che il governo ha posto in essere al fine di nascondere la verità. Prego. Perché fondamentalmente questi due omicidi, che l'assassino di Pat Finucane e quello di Rosemary Nelson, hanno un filo comune: sono stati perpetrati da gruppi paramilitari irlandesi, cioè gruppi armati dell'Irlanda del Nord, a 10 anni di distanza, ma in realtà dietro c'è la longa manus del governo. Vale a dire, questi omicidi sono stati frutto delle collusioni tra forze di sicurezza, soldati, polizia, elementi dei gruppi paramilitari lealisti e la volontà del governo. E questo, per quanto riguarda Pat Finucane, è assolutamente evidente, perché la persona che lo ha ucciso ha dichiarato pubblicamente in un'intervista segreta che era stata rilasciata che addirittura i gruppi paramilitari non volevano ucciderlo perché era un avvocato per i diritti umani molto famoso, sarebbe stata una sorta di bubaca, ma è la polizia che ha insistito. Insomma, chiamo un po' a Falcone e Borsellino in qualche modo, no? Cioè, avvocati che vogliono difendere la legge, avvocati che erano diventati il punto di riferimento per la popolazione in una realtà in cui la legge d'emergenza permetteva l'arresto, detenzione nei centri interrogatorio per 7 giorni senza accesso all'avvocato per 48 ore e avvocati che spingevano le persone a denunciare quello che succedeva ai loro congiunti. Però Pat Finucane aveva avuto la sfrontatezza di portare
il governo britannico davanti alla Corte Europea per i diritti umani nel caso in cui non ci siano sospetti di persone che erano state uccise anziché essere arrestate, uccise sul posto anziché essere portate in un centro di interrogatorio. E questo il governo britannico non poteva assolutamente, non poteva accettarlo, perché era una cosa che doveva rimanere interna allo Stato, non doveva essere praticamente conosciuto, perché il governo britannico ha sottoscritto, ricordo, siamo il paese della Magna Carta, il paese dei diritti civili, ha sottoscritto degli impegni internazionali, per la prevenzione contro la tortura, per l'indipendenza dei giudici e degli avvocati, la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che garantisce la protezione alla vita, però di fatto questo non è avvenuto non solo nel caso dei due avvocati, ma di centinaia e centinaia di persone in Irlanda del Nord. Nel caso appunto di questi avvocati, in particolare Pat Finucane, è iniziato una sorta di muro di gomma da parte del governo britannico, che stava andando avanti da 27 anni, perché la prima fase ha comportato la negazione totale del fatto che ci fosse questa collusione, che l'uccisione fosse stata voluta da, diciamo, della mente della polizia e quindi anche del governo. Questa fase è stata portata avanti il più possibile fino a quando il governo britannico ha dovuto affidare a un vicecapo della polizia di Manchester, Joe Stevens, proprio a causa delle pressioni internazionali, tre inchieste sulle collusioni, in cui è apparso in modo eclatante la collaborazione. E però ancora una volta muro di gomma, i risultati di queste inchieste non sono stati resi pubblici, solo 15 pagine su 3.000. La seconda fase è avvenuta, diciamo, fuori dal Regno Unito, a causa degli accordi Weston Park con Dublino. Il governo britannico si è impegnato davanti a tutto il mondo a affidare a un giudice internazionale l'apertura di un'indagine per vedere se fosse necessario poi aprire un'inchiesta, impegnandosi davanti al mondo a aprire un'inchiesta qualora questo giudice internazionale canadese Cori decidesse che era il caso. Bene, il giudice ovviamente ha detto sì. E cosa succede? Questa è la nuova fase del muro di gomma, quando un governo, allora, prima negazione, secondo mi prendo l'impegno a livello internazionale, quando questo non è possibile passa una legge, una nuova legge, che è la legge di Price Act, che in nome di quello che è l'ultima ratio, la sicurezza nazionale, viene impedito che le parti procedimenti delle indagini vengano rese pubbliche. Per cui ancora una volta silenzio, ancora un mistero, perché che cosa è l'obiettivo ultimo? Far passare del tempo, fare in modo che i testimoni muoiano, le prove praticamente si perdano, e soprattutto fiaccare la volontà di giustizia dei familiari. E questo è avvenuto anche nel caso di Pat Finucane, perché è stato proprio, diciamo, la ciliegina sulla torta, quando dopo 27 anni la famiglia, che comunque non ha intenzione di mollare, continuava a chiedere appunto un'indagine. Ricordo che anche Obama stesso in campagna elettorale aveva fatto pressione sul governo britannico, perché ci sono 40 milioni di americani di origine irlandese in America. Quando praticamente la determinazione della famiglia non sembrava finire, è stata convocata dopo un anno di colloqui segreti al numero 10 Downing Street per sentirsi dire, per cui aumentando ovviamente le speranze di una indagine ad aprirsi a breve, per sentirsi dire che nuovamente nessuna inchiesta sarebbe stata aperta, che una nuova indagine sarebbe stata affidata a un giudice internazionale come Desmond De Silva, la cui moglie è imparentata con la corona britannica. Per cui si tratta ancora una volta di una tira di Penelope che non sta portando assolutamente a nessun risultato. Però la forza sia della famiglia che degli organismi internazionali per i diritti umani come Amnesty International, con il British Irish Watch, e soprattutto le organizzazioni internazionali degli avvocati, ricordo che nel 10° anniversario della morte Pat Finucane, la richiesta è stata sottoscritta da 1800 avvocati in tutto il mondo. Tutto questo non deve fermare la volontà di ricerca di giustizia, non solo per Pat Finucane, ma Rosemary Nelson e anche delle tantissime persone che sono state uccise in questi anni a causa delle collusioni. Insomma, a fronte di questa situazione assolutamente inaccettabile che ci ha presentato, in una situazione per cui i governi cercano di nascondere la verità tramite mille sotterfugi, speriamo che la mobilitazione a livello internazionale riesca finalmente a fare luce su questi casi e che si ottenga giustizia. Ringrazio moltissimo Silvia Calamati e le auguro buon lavoro. Grazie ancora. Grazie.
Svegliati Avvocatura. Uslow Web Radio, siamo in diretta, sono le 7:59 minuti e 38 secondi adesso. È davvero appassionata e per certi tratti anche appassionante l'intervista raccolta da Giorgia Cigalla con la dottoressa Silvia Calamati, che ci ha calato in un contesto oserei dire quasi drammatico. E comunque adesso andiamo ad ascoltare la pillola predisposta da Clara. Si tratta di un brano del collega Gianni Dell'Aiuto, avvocato del Foro di Roma, e tratto da Cronache da Ultima Pagina. Oggi vi leggo un altro incipit tratto sempre dal libro Cronache da Ultima Pagina di Gianni Dell'Aiuto, collega del Foro di Roma. Il signor Turco arrivò al mio studio puntuale all'appuntamento. Era un signore qualunque, normalissimo, come se ne incontrano a migliaia in ogni possibile occasione. Un impiegato pubblico sposato. La moglie, anche lei impiegata. Due figli di 4 e 6 anni che restarono fuori della mia stanza con la madre. Devo dire bambini educatissimi che per tutte le 2 ore del colloquio non sentii fiatare. Un atteggiamento normale da parte del cliente, non troppo esagitato nell'esporre i fatti, come purtroppo spesso avviene. Aspetto semplice ma curato ed un vestito scuro, non di marca, ma di ottima fattura. Però con una cravatta che con il suo marrone brillante stonava vistosamente. Erano venuti su una Fiat Tipo, non vecchia e all'apparenza in buone condizioni. Mi chiederete, ma ad un avvocato che cosa interessano questi particolari? I clienti non sono tutti uguali? Se uno è vestito meglio deve pagare anche per gli altri? È importante che macchina un cliente? No, assolutamente. Questi dettagli non sono essenziali, ma comunque importanti. Aiutano a capire. L'esperienza mi ha insegnato che se esiste qualcuno a cui si cerca di nascondere qualcosa, questi è sempre il proprio avvocato. Aveva ragione buona Zecca Garbugli quando ammoniva Renzo. Chi dice le bugie al dottore, vedete figliuolo, è uno sciocco che dirà la verità al giudice. All'avvocato bisogna raccontare le cose chiare, a noi tocca poi imbrogliarle. Io non sono uno di quelli che le cose si diverte ad imbrogliarle, almeno spero di non esserlo, ma di certo più di una volta i clienti si sono ben guardati dal dirmi la verità. E non mi riferisco solo ai fatti o a particolari sfavorevoli. Sono pochi quelli che ammettono di avere torto o che le cose sono andate proprio come dice il nemico. Ma il bello è che vengono spesso taciuti particolari che emergono in corso di causa e portano ad effetti catastrofici su un processo. Un esempio? Ne potrei fare a migliaia. Chi è sottoposto a sfratto mai dirà che ha un'altra casa dove vivere, perché forse è più piccola o 2 chilometri in più dal posto di lavoro. Chi deve avere denaro cercherà sempre di far apparire la propria situazione ai confini della bancarotta, magari perché non può svincolare senza perderci interessi un pacchetto titoli. Oppure immaginate chi vuole denunciare il vicino che lo ha picchiato e poi scopro che la povera vittima è campione regionale di non so più bene quale arte marziale. Non sono esempi fatti a caso, ma tutte storie realmente accadute, potrei narrarne ancora decine. Ecco che allora un buon avvocato cerca di far caso a quei particolari che rivelano la personalità o lo stile di vita di un cliente, utili per una comprensione complessiva sia di chi si mette nelle nostre mani, sia della questione giudiziaria. Un po' quello che faceva il commissario Magrin, che individuava l'assassino conoscendo la vittima. Io ho vinto alcune cause conoscendo i miei clienti. Credetemi, dopo qualche anno di esperienza, ogni avvocato diventa un ottimo psicologo e riesce a trarre indicazioni talora indispensabili da particolari che altri considerano irrilevanti. Svegliati Avvocatura. E ringraziamo il collega Gianni che ha scritto questo simpatico libro di racconti di cui stiamo dando lettura durante tutta la settimana. Ora torniamo al focus, avvocati minacciati, con le interviste raccolte da Giorgia Cigalla al termine dell'Open Day dell'Unione delle Camere Penali Italiane. Ora ascoltiamo l'intervista al collega Nicola Mezzacuva, presidente della Camera Penale di Bologna e presidente dell'Osservatorio UCP dell'Avvocatura Internazionale.
siamo ancora all'open day dell'Unione delle Camere Penali Italiane a Rimini. Do il benvenuto al professor avvocato Nicola Mazzacuga, che è presidente della Camera Penale di Bologna e presidente dell'Osservatorio d'Avvocatura Internazionale. Lei nel suo intervento ha parlato di numerosi incontri tra avvocati e dell'importanza del fare rete, del fare networking per la difesa degli avvocati minacciati. Può in qualche modo approfondire questo tema? Sì, con la nostra commissione, con il nostro osservatorio, assieme all'Osservatorio Europa, abbiamo già tenuto un bel convegno a Bologna il 22 gennaio di quest'anno. La data è importante perché è proprio la giornata europea, se non mondiale, dell'avvocato minacciato, andiamo a diventare appunto mondiale, e in quell'occasione abbiamo intessuto rapporti con gli avvocati che erano presenti, parigini, si era dopo gli attentati di Parigi appunto, spagnoli, portoghesi, tedeschi, turchi. È stata una giornata molto toccante perché appunto si è dato conto della persecuzione degli avvocati, e dietro un avvocato perseguitato ci stanno almeno 10 assistiti, 100 assistiti, se non 1000 assistiti che subiscono un attacco, una persecuzione. Ecco perché l'avvocato è la parte esponenziale, il soggetto esponenziale di riferimento e che gli viene minacciato. E non è solo un problema di persecuzione o di minaccia, ma ci sono cifre davvero abbastanza significative. Si faceva riferimento quest'anno a Bologna alle vittime in Honduras, agli avvocati uccisi in Honduras, e sono 89 negli ultimi anni. Facevo riferimento oggi a dati che riguardano la Colombia, dove ci sono stati 400 avvocati assassinati negli ultimi anni e 4.400 avvocati perseguitati e minacciati. Speriamo che gli avvocati continuino a tessere questa rete, che è davvero molto importante, la collaborazione a livello internazionale in supporto dei colleghi che specialmente all'interno di momenti particolarmente critici ricoprono un ruolo fondamentale e, come diceva lei, hanno in qualche modo un effetto a cascata, nel senso che dove c'è un avvocato minacciato, come appunto ha appena riferito lei, esistono tanti clienti minacciati, difesi da questo avvocato. Esatto, poi l'avvocato è anche un cittadino particolare. Per esempio, ci siamo occupati del cosiddetto diritto penale del nemico, se cioè è opportuno, necessario predisporre un diritto penale con meno garanzie o addirittura senza garanzie nei confronti di un soggetto particolarmente pericoloso. Basta citare il caso del terrorista, e magari del terrorista islamico, soprattutto nelle Arabie Europee e quant'altro. E beh, anche in quel caso il penalista, l'avvocato, sente che questa non può essere la risposta di un ordinamento civile e democratico, cioè annullare garanzie e cancellare garanzie fondamentali della storia del diritto penale. Occorre processare qualsiasi soggetto, a prescindere dall'accusa che gli viene mossa, dalla sua personalità, seguendo le garanzie, rispettando le garanzie dell'ordinamento civile, altrimenti è una guerra, ma non è più l'applicazione del diritto. Assolutamente, diciamo che è il ruolo, nonché la missione dell'avvocato, e in particolar modo la missione dell'avvocato penalista. Professore, la ringrazio moltissimo del suo intervento e del suo contributo e le auguro buon lavoro. Grazie. Arrivederci. Svegliati di avvocatura. E diamo adesso spazio alle news nell'ambito della rassegna stampa predisposta da Domenico Monterisi. Questa è una news raccolta appunto dal sito rainews.it, flessibilità in uscita, prestito da restituire in 20 anni, rata fino al 15% della pensione. Si comincia con le classi 51-55, l'anticipo rispetto all'età di vecchiaia sarà possibile fino a 3 anni prima della maturazione dei requisiti. Ci saranno costi minori per chi ha perso i lavori e costi più alti per chi decide volontariamente di lasciare l'impiego. La rata potrebbe arrivare al 15% della pensione per i 20 anni nei quali si ripaga il prestito. E adesso, senz'altro, proseguiamo
con le interviste in scaletta che ricordiamo sono state raccolte tutte dalla nostra Giorgia Cigalla. In particolare adesso abbiamo l'intervista con Ezio Menzione, che diciamo ci racconta la storia della sua visita a Diyarbakir sul confine tra Turchia e Siria a gennaio, in seguito all'omicidio di Tahir Elçi, presidente dell'ordine degli avvocati di Diyarbakir. Andrea, questa possiamo senz'altro mandarla. Do il benvenuto all'avvocato Ezio Menzione della Camera Penale di Pisa. Avvocato, già a gennaio con il collega avvocato Canestrini lei si è recato in Turchia presso la città di Diyarbakir come delegato delle Camere Penali. Immagino che abbiate potuto verificare dal vivo quale sia effettivamente la situazione in cui gli avvocati turchi si trovano a lavorare, e veramente anche nel suo intervento ha sottolineato come l'avvocato giochi un ruolo fondamentale, nel senso che il ricorso all'avvocato si ha come primissimo baluardo per il riconoscimento e la protezione dei diritti umani. In particolare ci può portare, insomma, la sua testimonianza riguardo alla sua visita di gennaio e alla situazione attuale in Turchia? Il primo impatto con la situazione turca a Diyarbakir, quindi nella zona curda della Turchia, è stato francamente drammatico, con una città, una parte della città, ma più di 100.000 abitanti, sotto il fuoco dei bombardamenti turchi, con un coprifuoco, ma io lo chiamerei stato d'assedio, che non consentiva l'esercizio di nessun diritto, non solo ovviamente, e quasi ovviamente fra molte virgolette, ma del diritto di difesa, ma lì era annullato addirittura il diritto alla vita, il diritto all'integrità, alla salute. Si pensi che erano quasi due mesi, eravamo al 56esimo giorno, in cui lo stato d'assedio, di cui ho detto che copriva una gran parte della zona antica di Diyarbakir, quindi la più popolosa, non era consentito entrare e uscire da questa zona da quasi due mesi. Potete immaginare di cosa implica questo per la salute, per l'approvvigionamento, per l'acqua e così via. Eravamo allo azzeramento totale. Il tutto aveva preso le mosse dall'uccisione di quello che era il presidente del Consiglio dell'Ordine di Diyarbakir, curdo anche lui, Tahir Elçi, che era stato ammazzato in circostanze in cui la responsabilità della polizia e quindi del governo direi che sono abbastanza chiare, anche se l'indagine per ora non è approdata a nulla, che ha segnato proprio lo scrimine fra un prima in cui, come dire, per carità la situazione curda era basculante, era incerta, e un dopo in cui ogni diritto era negato. Questo spartiacque, diciamo, dell'uccisione di questo avvocato del presidente dell'ordine è stato il primo di una lunga serie di attacchi agli avvocati turchi, vero? Non il primo, ma purtroppo erano già stati celebrati processi contro decine di avvocati curdi, per esempio, i quali tra l'altro per ragioni proprio speciose erano stati portati di fronte alla corte, perché si erano permessi di chiedere che i processi fossero, non dico celebrati in curdo, in Kurdistan naturalmente, ma quantomeno con un interprete turco-curdo, cosa che poi è stata riconosciuta dopo che è stato celebrato il processo. Poi dopo si è fatta una legge, ed erano i tempi in cui la situazione curda sembrava migliorata, una legge che questo consentiva. Ecco, ma questo modo di procedere, cioè di portare avanti accuse contro una pluralità di avvocati, dura, è una costante quasi. Tutti ricorderanno forse le immagini degli avvocati trascinati fuori dal tribunale dalle forze del cosiddetto ordine nei giorni di Gezi Park.
Poi c'è stato un processo contro tutti gli avvocati di un certo gruppo di avvocati progressisti, 24, di cui 12 sono comparsi alla prima udienza, in cui noi eravamo osservatori, e ancora in manette. Ora, il 22 di questo mese, cioè fra pochissimi giorni, c'è un processo contro un altro gruppo di 9 avvocati, di cui 2 ancora in galera da ormai da qualche mese, in custodia, come noi diremmo, custodia cautelare. Ecco, forse lei mi chiede qual è il meccanismo, il canone, un vero e proprio canone, sì, con cui si portano avanti queste operazioni. È semplice, e purtroppo devo dire è fatto proprio da molti paesi in cui la democrazia e i diritti civili sono molto incerti e così via, e ne conosciamo qualcosa anche qui in Italia, vale a dire identificare l'avvocato con il suo, la causa del suo assistito, il suo difeso, per cui se si tratta di processi di terrorismo, l'accusa di terrorismo, di fiancheggiamento di terroristi si sposta appunto anche sul difensore. Si difendono i diritti dei curdi, il governo è impegnato nella lotta ai curdi e si sposta l'accusa di fiancheggiamento della ribellione curda sugli avvocati. Devo dire appunto che, ahimè, anche molti altri paesi, penso caso assoluto è quello della Cina, in cui il meccanismo inizia come accuso l'avvocato perché difende i dissidenti o quelli che non vogliono la diga che devasta il paese e così via. Va bene, lo metto in galera. Chi assume la difesa di quel difensore è messo in galera pure lui, a catena, di modo che è una negazione ontologica, diciamo, del diritto di difesa. Questo è un vero e proprio canone, una regola, purtroppo, che serpeggia sempre in questi paesi dalla incerta democrazia o dalla democrazia nascente. Avvocato, la ringrazio moltissimo del suo contributo e della sua testimonianza e le auguro buon lavoro. Grazie. Svegliati, avvocatura. E ringraziamo Giorgia che ha raccolto tutte le interviste che abbiamo sentito finora. Sono le 8:16. Ora proseguiamo con la rassegna predisposta da Domenico della redazione. La seconda notizia è tratta da Il Corriere. Disabili e legge il dopo di noi quando i genitori non ci saranno più. Il provvedimento prevede misure di assistenza, cura e protezione per le persone con disabilità grave, orfane o senza sostegno familiare. Tra gli obiettivi, farle rimanere a casa nel proprio ambiente e favorire percorsi di deistituzionalizzazione. 90 milioni di euro previsti per il 2016. Con 312 voti a favore, il testo unificato dispositivo in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare è stato approvato martedì pomeriggio in seconda lettura dalla Camera dei Deputati, dopo le modifiche del Senato che avevano cercato di recepire i suggerimenti delle associazioni dei familiari. Contrario il Movimento 5 Stelle, pur condividendo le finalità della legge. E ora torniamo al nostro focus, avvocati minacciati, l'intervista sempre raccolta da Giorgia, questa volta a un collega che esercita in Francia, Richard Sedillo, spero di averlo pronunciato bene. Andrea, possiamo sentire l'intervista. E do il benvenuto all'avvocato Richard Sedillo, francese, un avvocato francese che difende in tutto il mondo attivisti dei diritti fondamentali, tra i quali anche avvocati. Avvocato, io le chiedo di parlarmi, lei ha menzionato numerosi casi in cui è intervenuto in Algeria, in Camerun, in Indonesia, in particolare ha parlato di un caso che ha seguito in Mauritania, potrebbe raccontarcelo meglio, potrebbe approfondirlo? Sì, durante il viaggio del presidente della Mauritania, che era Ultaya qualche anno fa, un colpo di Stato era organizzato quando il presidente è ritornato in Mauritania, ha deciso
di organizzare un processo per ottenere la pena di morte di tutti quelli che hanno partecipato a questo colpo. E il processo era organizzato nel deserto perché lui non voleva testimoni durante il processo. E allora sono andato alla domanda dei nostri colleghi della Mauritania per aiutarli durante il processo. Il presidente della corte mi ha detto, quando sono arrivato, che lui non era un magistrato molto bravo e che lui era qui per pronunciare 40 pene di morte e che niente poteva cambiare la sua idea. E ho capito che era importante di attirare l'attenzione del presidente francese e la ragione per la quale ho fatto una lettera al presidente Chirac per spiegare tutto che si è passato durante il processo. Sappiamo che il presidente Chirac ha voluto parlare con il presidente della Mauritania e ha detto: ma lo so che si passa durante questo processo, se c'è una pena di morte pronunciata, le relazioni tra la Francia e la Mauritania non saranno mai le stesse. E la ragione per la quale abbiamo guadagnato questo processo. E si può spiegare perché sia tanto importante di essere qui durante questi processi, perché l'avvocato è un testimone particolare, molto importante, che può dare tutte le spiegazioni, eccetera. Benissimo, quindi sostanzialmente tramite la sua esperienza e la sua attività a livello internazionale ha sottolineato due cose essenzialmente: che sempre di più i colleghi nel mondo hanno bisogno del supporto di colleghi a livello internazionale e ha ancora una volta evidenziato quanto la pressione internazionale sia fondamentale in situazioni di questo tipo. Avvocato, la ringrazio molto del suo contributo, specialmente grazie per aver parlato in italiano. E complimenti e le auguro buon lavoro. Grazie. Svegliati, avvocatura. Sempre in diretta qui su Use Law Web Radio, sono le 8 e 21 minuti e prima di procedere nella programmazione vi do l'ultima delle news predisposte nell'ambito della nostra rassegna stampa. Tratta dal Sole 24 Ore, puntuale come un orologio svizzero, parliamo dei pagamenti entro il 6 luglio per Unico da studi di settore. Puntuale come un orologio svizzero, dicevo, come ogni anno arriva in extremis la proroga dei versamenti di Unico 2016 per i contribuenti soggetti agli studi di settore e minimi compresi, i pagamenti in scadenza il 16 giugno si potranno fare entro il 6 luglio. È stato infatti firmato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che concede per l'appunto 20 giorni di tempo in più per i versamenti di Unico. E adesso, come detto, proseguiamo, avremo l'ultima intervista, quella raccolta da Giorgia Cigalla, con Nicola Canestrini, presidente della Camera Penale di Trento e Bolzano, coordinatore, ricordiamo, del progetto dell'Unione delle Camere Penali Avvocati Minacciati. Siamo con l'avvocato Nicola Canestrini, che è presidente della Camera Penale di Trento e coordinatore del progetto dell'Unione Camere Penali Italiane sugli avvocati minacciati. Stamattina l'avvocato ha coordinato una presentazione proprio sugli avvocati minacciati in occasione dell'Open Day a Rimini. Avvocato, la mia domanda è: secondo lei perché giornalisti ed avvocati sono due categorie così tanto bersagliate? Sì, avvocati e giornalisti sono due categorie bersagliate, perché entrambi, se fanno bene il loro lavoro, esercitano una funzione importante in una democrazia, e perché se sono liberi il potere li teme.
non sto parlando solo del potere delle dittature, ma purtroppo anche di regimi considerati democratici come il Regno Unito o come la Spagna, in cui oggi sono a processo una decina di avvocati per il semplice fatto di aver difeso dei presunti terroristi. Con l'avvocato Menzioni, che ho intervistato poco fa, e a gennaio si è recato presso la città turca di Diyarbakir per raccogliere le testimonianze di alcuni colleghi ma anche dei cittadini riguardo la situazione decisamente critica che sta avendo luogo in Turchia. Una sua impressione, una sua testimonianza? Sono stati momenti molto forti, a tratti commoventi, il senso di essere umani e di essere avvocati, il che vuol dire che oltre ad essere umani abbiamo anche una responsabilità molto maggiore affinché le cose cambino, è quello di portare solidarietà lì dove ce n'è bisogno. Di certo le popolazioni oppresse del regime di Erdogan hanno bisogno della nostra solidarietà e soprattutto gli avvocati che lì vivono sotto costante minaccia di persecuzione hanno bisogno che l'avvocatura internazionale si faccia sentire al loro fianco, perché bisogna proteggerne uno per rafforzarli tutti. I prossimi sviluppi e i prossimi progetti riguardo a questo progetto appunto che lei coordina relativo agli avvocati minacciati? Beh, il tema, il progetto ha mille sviluppi. Dovevo ripartire per la Turchia, cosa che per ragioni di sicurezza non è stato possibile. Andrò a Belfast nel settembre di quest'anno per portare la testimonianza della vicinanza alle famiglie e ai colleghi che seguono la storia di due avvocati ammazzati con un'autobomba nel 1989 e nel 1999. Purtroppo le occasioni nel mondo non mancano ed è nostra responsabilità farci sentire presenti. Proprio riguardo a questo, le occasioni non mancano. Effettivamente, come diceva stamattina e come dicevano altri colleghi, non solo in situazioni in cui la democrazia evidentemente non viene rispettata, ma anche in stati quali ad esempio la Gran Bretagna, questi fenomeni sono, se non all'ordine del giorno, sono comunque presenti, vero? Guardiamo in Italia, guardiamo la cronaca riguardo a casi giudiziari mediatici in cui vi sono dei programmi costruiti sul fatto di avvicinare l'avvocato, identificare l'avvocato con il suo difeso, con l'opinione pubblica che ovviamente è molto molto giustizialista con gli altri ed è garantista solo con se stessa, che vuole vedere il sangue dell'indagato di cui viene dimenticato che è presunto innocente, ma anche del suo avvocato. Ecco, apriamo i nostri quotidiani, guardiamo la cronaca giudiziaria e chiediamoci: è rispettata la funzione del difensore anche in Italia? Va bene, avvocato, grazie mille del suo contributo e del suo impegno, in bocca al lupo con questo progetto e la ringrazio ancora e le auguro buon lavoro. Grazie a voi, grazie a lei. Slow Web Radio. E con questa ultima notizia abbiamo terminato gli argomenti dedicati al focus di oggi. Avvocati minacciati, curato da Valentina Carollo. Le interviste sono state raccolte, come avete sentito, dalla nostra nuova new entry, Giorgia Cigalla. E trovate l'approfondimento di tutti i contenuti ricchissimi, come avrete sentito oggi, sul nostro sito, nella sezione dedicata alle puntate tematiche. Questo vale per tutte le puntate. Inoltre, vi ricordo il nome del sito www.webradioyouslaw.it. Potete anche scriverci per mail a webradio@youslaw.it e vi ricordo anche il numero di telefono a cui potete mandare dei messaggi WhatsApp, anche vocali, che possono essere mandati in radio. Mi raccomando, non più di 2 minuti in questo caso. 331 30 978 52. Sono le 8 e 27 minuti, ora ascoltiamo le nostre rubriche settimanali, iniziando con Ingiustizia, tratta dall'omonima pagina Facebook gestita dal collega Federico Bergamo. La pillola di oggi è letta in collaborazione con Caterina Rusciano.
Siamo nel 1989 e Armando Spataro, allora PM milanese, non accettava di sedere in aula allo stesso livello dell'avvocato, perché lui rappresentava lo Stato, mentre l'avvocato un semplice cittadino. Fu questa una delle belle novità introdotte dal codice accusatorio, che apparve rivoluzionaria a quei magistrati che rivendicavano una superiorità etica e sociale per il fatto di rappresentare lo Stato. Opinione allora ed anche oggi diffusa e gravemente reazionaria. La chicca che fa davvero onore all'avvocatura, scritta all'epoca dal celebre avvocato del Foro di Napoli, Gustavo Panzini, professore ordinario di procedura penale presso l'Università Tor Vergata di Roma, è stata pubblicata e commentata dal collega Titta Madia Junior sull'ultimo numero della sua prestigiosa rivista mensile Gli Oratori del Giorno, pubblicazione raffinata e di antica tradizione giuridica, illustrata con eleganti illustrazioni a china. Una dritta agli amici di Use Law e Ingiustizia, potete avere al vostro studio la rivista con l'oneroso esborso di ben 16 euro all'anno, da non perdere. Saluti dal pianeta di Ingiustizia, a te la linea Use Law, fatene come sempre buono e giusto uso. Alla prossima! Svegliati, avvocatura. Sempre in diretta, come sapete, su Use Law Web Radio, sono le 8 e 29 minuti e siamo giunti quasi all'epilogo di questa bella, intensa puntata di Sveglia di Avvocatura, con queste testimonianze raccolte da Giorgia Cigalla, laddove gli avvocati combattono in prima persona per la difesa dei diritti davvero di tutti. E adesso lanciamo l'ultima pillola, quella di Valentino Spataro nell'ambito di Caffè 2.0, che ci parla di cloud. Buongiorno, buongiorno a tutti, Caffè 2.0 a Reti Unificate con Use Law per parlarvi di cloud. Allora, la cloud in questo momento è quella cosa che se non nomini sei fuori dal mondo delle novità di internet, giusto? Cioè ovunque vai, nelle imprese, dirigenti, assicurazioni, nel settore della sanità, tutti ora hanno la cloud, improvvisamente questa cloud che non esisteva prima c'è. In realtà tutti quelli che conoscono bene internet e come funziona dicono che la cloud c'è sempre stata, quindi semplicemente sono dei computer messi a disposizione di terzi grazie ai quali ognuno di noi può caricare dei contenuti e scaricarli da altri dispositivi che possono essere mobile piuttosto che altri dispositivi fissi. Tutto questo cosa comporta? Cosa comporta? Comporta che nel momento in cui cerchiamo un gestionale per gestire tutta la nostra attività e la mettiamo a casa di terzi, magari sarebbe utile sapere perlomeno chi è il gestore e il server fisico dove i nostri dati vengono messi. Soprattutto se pensiamo che sono dati giudiziari. Allora, qualcuno di voi avrà sentito parlare di Dropbox. Dropbox è un programmino che in sostanza fa sì che quello che voi mettete in una cartella speciale gestita da Dropbox viene copiato sulla cloud. La cloud di Dropbox è gestita da Amazon e quindi tendenzialmente è tutta negli Stati Uniti. Questo comporta dei piccoli aspetti di privacy che per ora nessuno solleva, ma sappiatelo, state portando i dati dei vostri clienti in America, e lo stesso è se usate il calendario di Google, che è in America il più delle volte, e lo stesso per la rubrica. Quindi ricordatevi, quando parlate di cloud si parla spesso di cartelle e di file, ma anche di calendario e di rubrica contatti. Mi chiederete, e lo so già che siete in coda, ma quale soluzione c'è conforme alla privacy in Europa? Una organizzata e spinta e sostenuta direttamente dalla Unione Europea. Si chiama assolutamente Own Cloud, OWN Cloud, che significa la mia propria cloud. Qual è la differenza? La differenza è che io
col mio programmino non sono obbligato a scegliere il server di Dropbox negli Stati Uniti, ma posso scegliere il server che voglio io. E ce ne sono a decine in Europa che offrono questo servizio. Si parte gratis e poi per pochi gigabyte, e poi si paga anche poco per avere un bel po' più di gigabyte. Ma è tutto in Europa, vi gestisce i file, calendario e rubrica. Si chiama Own Cloud e questo è il consiglio del giorno. Caffè 2.0, a reti unificate con YouSlow, io sono Spataro, a presto! YouSlow Web Radio. E abbiamo finito anche le rubriche della settimana relative al mercoledì. Io vi voglio ricordare che nella sezione del sito www.webradioyouslow.it trovate la sezione eventi, in cui potete segnalare un evento che è stato organizzato sul vostro territorio o da voi stessi, oppure potete controllare gli eventi che sono stati appunto segnalati. In particolare io vi vorrei ricordare l'appuntamento con l'associazione Avvocato di Strada, che si terrà lunedì 19 giugno. È un aperitivo per la raccolta fondi, mi raccomando, sarebbe importante prenotarsi in tempo per dar modo agli organizzatori di poter gestire l'evento al meglio. I fondi raccolti saranno ovviamente utilizzati per coprire le spese del servizio che viene erogato a livello sociale dagli avvocati associati. Inoltre ricordo l'evento organizzato dalla collega Chiara Di Leo a Sanremo, avrà ad oggetto la separazione delle carriere in ambito penale, molto interessante, trovate la locandina sul sito con tutti i dettagli, ne parleremo meglio magari anche con Chiara in futuro. Sulla nostra radio invece io vi ricordo ovviamente lo speciale del condominio che si terrà tutti i giovedì e quindi anche domani pomeriggio, gestito, condotto, preparato benissimo da Angelo Marzo della redazione, e sempre Angelo ci ha preparato lo speciale musicale che si terrà come ogni domenica, anche questa domenica alle 7:45. Ho detto bene, Andrea? Hai detto benissimo e ti ringrazio davvero, perché riprendo per la prima volta, anzi per la seconda volta, la voce in questa trasmissione. Ti abbiamo ammutolito. Mi avete ammutolito, ma guarda, è un compito che mi si addice, quello di stare soltanto dietro i pulsanti. D'altronde Pino e te siete più che rodati e bravissimi. Bella puntata, complimenti. Io davvero non devo ricordare altro, perché hai fatto tutto quanto te e Pino ancora farà. Sono le 8:36:10 e ancora una volta al webradio@youslow.it è la mail, quindi mandateci le vostre segnalazioni, se non ne avete, di critiche, di commenti e di suggerimenti, anche dei semplici click mi piace sui social network, in particolar modo sulla pagina Facebook della radio, davvero saranno ben graditi. Da Andrea Pontecorvo, colleghi, un'ottima giornata e ci risentiamo già da questo pomeriggio. E dunque, nel accomiatarvi anche da parte mia, vi ricordo, state sempre in campana, colleghi, perché con il nostro spamming e i nostri annunci su Facebook vi informeremo su una programmazione sempre più ordinaria della nostra appunto della nostra attività, anche con gli speciali in diretta per i vostri eventi e anche in serata. Pino Gallo adesso vi saluta, vi augura una buona giornata e buone udienze. Clara, non vuoi salutare? Io pensavo che ci fosse già il jingle. Sì, saluto tutti, vi ricordo domani l'appuntamento alle 7:45 con Svegliati Avvocatura. Ci vediamo tutti in udienza. Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di YouSlow Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati, in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 7:45,
Tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Uslo Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.